Ciao, come promesso, oggi ti dico a che età si può essere arrestati e quindi si può entrare in carcere. Attualmente in Italia ci sono circa una ventina di carceri minorili e possono ospitare persone dai 14 fino ai 25 anni di età. Nonostante questo, comunque vengono chiamate carceri minorili. Questo perché? Perché sempre per lo Stato italiano e per ovviare o cercare di ridurre il problema del sovraffollamento, nelle carceri minorili possono starci anche i ragazzi o ragazze che hanno compiuto la maggiore età. Ti dico può, quindi potrebbe, è un'ipotesi, è un'opzione, perché nella mia esperienza in carcere a Pistoia comunque c'erano dei ragazzi che erano sotto i 25 anni, nonostante questo erano comunque nel carcere ordinario, insomma nel carcere degli adulti. Quali sono però i motivi per cui vengono principalmente arrestati i minori? Le statistiche dicono che principalmente è per furto o rapina, normative non rispettate sotto il punto di vista degli stupefacenti e anche lesioni. Qui sono i tre reati principali con cui vengono arrestati i minori, i ragazzi. Se è vero che c'è un'età base su cui si può essere arrestati, c'è un'età entro la quale non si può essere arrestati, magari si pensa che una persona anziana possa non scontare la sua pena, la sua condanna direttamente in carcere. Questo è vero, ma è vero in parte. La legge italiana prevede che sopra i 70 anni, quindi una persona che dovrebbe scontare la sua pena e ha più di 70 anni, potrebbe beneficiare di misure alternative. Questo dipende però dal reato stesso che la persona ha commesso e per cui è stata condannata. I reati ostativi, che sono i reati più gravi, tendenzialmente anche se hai più di 70 anni, lo può, insomma, il giudice tendenzialmente ti fa scontare comunque in carcere. Per reati minori può il giudice decidere di tenerti fuori, quindi domiciliari o altre forme di detenzione. Quello che preme sottolineare, e come ho detto forse in un video di qualche mese fa, è che purtroppo la legge italiana, il problema della legge italiana è che è soggettiva, quindi magari un giudice può reputare una persona meritevole di carcere, un altro giudice per lo stesso reato, una persona con le stesse caratteristiche può decidere di farlo scontare fuori dal carcere. Non c'è una regola precisa, purtroppo, non c'è un modus operandi precisi. Ci si affida alla bontà o no del giudice in questione che ha in mano il tuo caso. Per riassumerti, però, quindi, allora, c'è un'età minima per cui si entra in carcere, sì, che è 14 anni, c'è un'età massima entro il quale in carcere non si entra, la risposta è no, o perlomeno dipende dal reato che ti hai commesso. Piccola nota a precisare, nel carcere di Pistoia mi hanno raccontato, quindi non l'ho vista io in prima persona, c'era una persona, un detenuto che aveva 90 anni, 92 anni se non sbaglio, e si è fatto un anno di carcere. Quindi, nonostante fosse una persona molto anziana, è stato comunque in carcere un anno e poi è tornato a casa, ma quell'anno da novantenne l'ha passato comunque in carcere. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!